su Facebook c'è già un po' di gente. Qua vediamo se riusciamo a far partire la diretta di. Vabbè, diamogli un po', alimentiamo con un po' di vino, con un po' di solfiti, Guido. Matteo, non si vede niente qua, è caldo il vino. Aspetta che sono concentrato su. Aspetta che il direttore sportivo è concentrato all'ammiraglia. Ce la faremo tutte le sere, si tribola i primi minuti, ma poi ce la facciamo. Allora, sto cercando Fortunato. Fortunato non sempre sembra. Oh, l'ho trovato. Vai che forse ce la facciamo. Cioè, arriva. Ce l'abbiamo Oh! fatta! Bene, Mi senti? forte e chiaro. Tu? Sì, però la tua immagine è bloccata. Perché io mi vedo che mi muovo anche tu. Lo so, si vede che allora è un po' un problema di connessione. Aspetta un secondo, stai lì. Siamo fortunati, dicono. Sì. Vabbè, ci vuole un po' di pazienza, ragazzi. Un po' di pazienza e poi ce la faremo. Ora va? Non ti si vede. Il problema sono i primi minuti dopo le 21, dopo parte. Ah, vedo che intanto tu comunque, bevi un tè al limone, eh? Io bevevo un tè al limone, però non ti si vede. Allora, dai, riprovo a chiamarti ancora. Dammi un secondo che metto giù il Vai telefono. tranquillo, vai, ti aspetto. Dovevo andare? Che palle tutte le sere sta cosa qua. Purtroppo i primi minuti sono terribili. Vabbè, portiamo pazienza, dai. Tu mi vedi? Non mi vedi? Baglio, mi vedi? Bene. Ti vedo bene io. Sì. Oh, amen. L'abbiamo fatta, mannaggia la porco. Come Allora, stai? Oh, benissimo. ti sei fatto bello anche, Sì, vabbè, oggi con l'occasione ho fatto i capelli. sentito la ricrescita? Che si vede, Sì, guarda, sento la che palla di ricrescita. biliardo, gli stessi capelli quando correvo, però, No, e tu sei nato così, eh? Ma certo, chi è che nasce con i capelli? Pochi, eh? Io ancora li devo mettere, ancora li devo mettere, perché piano piano, come i bambini, mi cresceranno prima o poi. Esatto, è come Benjamin Button, sei nato vecchio, poi piano piano torni. No, Infatti mi sto ringiovanendo, guarda che roba, che look. ma in effetti devo dire che sei meglio di quando correvi. Me lo dicono tutti, Pensa a però tutti i maschi me lo dicono, quello è il problema. te. Vabbè, ma quello è un dettaglio, Fortunato, è un dettaglio, chi se ne frega, tanto oramai. Quello che Ma dovevi fare, ma quello certo, che dovevi fare hai fatto. bravo. Ascolta, beh, intanto ti ringrazio. Adesso vedrai che piano piano si connettono tutti perché i primi 10-12 minuti dopo le 21 sono quelli un po' più difficili. Poi piano piano la gente ci vede meglio e arriva. Certo, va Ascolta, io benissimo. intanto ti ringrazio per aver accettato questa chiacchierata con me e con questa chiacchierata con 60 all'ora perché alla fine capisco che per 20.000 euro, 25.000 euro fai, insomma, uno lo fa volentieri, non è che. Ma di cuore, di cuore. Di cuore.
No, come ricordiamo tutte le sere, tutti voi che partecipate lo fate semplicemente per diciamo, in beneficenza, in modo gratuito, per dare per regalare un'ora di compagnia alla gente, agli appassionati, nulla di più, anzi, siete bravissimi, di questo io vi ringrazio, perché alla fine, insomma, non è da tutti, dai, è bello. Beh, in questo momento di crisi, quello che uno almeno può dare, magari far piacere, un consiglio, raccontare qualche aneddoto, qualcosa così, è sempre una cosa carina per chi sta a casa. Purtroppo bisogna affrontare un'emergenza mai vissuta, penso, per tutti noi in questo periodo. Allora, dai, se possiamo fare una risata o raccontare un qualcosa di carino, insomma, per... Robert no. Dice, a me vanno bene anche 5.000, sono la sorella. Gliele giro io. Gliele giro io, tranquillo. Grande. Ascolta, ti spiego una cosa, siccome sei nuovo delle serate Sant'Allora. Io faccio una breve introduzione, poi mi sono segnato un po' di domande che mi interessa farti, mi interessa far sapere e far conoscere un po' Bagliani e ciclismo secondo Bagliani alla gente, e poi l'ultima parte la teniamo per rispondere alle domande della gente. Quindi, vabbè, anche voi che ci seguite, non scrivete le domande subito, perché poi vanno perse, scorrono i messaggi, tenetevele verso l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, che Fortunato vi risponde volentieri e le concentriamo alla fine, perché se no non riusciamo a tenere un discorso, ci dovremmo fermare in continuazione. Quindi tenetevi le domande per dopo, così dopo cerchiamo di rispondere un po' a tutti, ok? Chiaro. Perfetto. Allora, Fortunato, nato a Foligno, classe 74, se ricordo bene, non vorrei fare degli errori, residente a Trevi, giusto? Giusto, bravo. Dove ci sta la fondana? No, quella a Roma, non vi sbagliate. Allora, che qualcuno... Non avevi una fontana tu? Sì, ma Roma si è chiusa. Ascolta, io voglio partire. Di solito partiamo sempre dall'inizio, quando hai corso, quando hai iniziato, come sono state le categorie giovanili. Io invece voglio fare una domanda particolare a te, perché ho la fortuna di averti conosciuto, ho la fortuna di averti conosciuto che ero giovanissimo, ho avuto la fortuna di correre con te, di averti come compagno di squadra, quindi diciamo che ho un po' più confidenza che casomai con le altre persone che ho intervistato. Anche compagno di stanza, se ti ricordi bene, Compagno di stanza. di stanza, no? Più che di squadra, di stanza, perché No, comunque insieme, dai. compagno di squadra e compagno di stanza in tante trasferte, tante gare. E addirittura quando io correvo già lì, tu sei arrivato, però ci hanno messo subito in camera insieme. Vabbè, comunque è nato un bel legame, una bella sintonia, e poi tu eri un po' più grandicello, quindi diciamo io ero un ragazzino e io ti prendevo un po' Sì, come sì. punto di riferimento, quindi posso permettermi, diciamo, sono un po' più rilassato perché ti conosco da tanti anni, ormai sono passati 18 anni, 19, 17, 18 anni, quindi insomma, una vita fa. Oh. Una vita, lo stavo dicendo io, non ti volevo interrompere, ma una vita. E io sono sincero, è logico che ti ho conosciuto e ti ho visto correre per tanti anni, anche dopo quando non eravamo più in squadra insieme, però insomma ti ho sempre seguito e comunque eri un corridore conosciuto. Però mi sono dato a rileggere un po' di cose su internet, perché mi piace informarmi, vedere se casomai posso trovare qualcosa in più, sbagliare, eccetera, eccetera, e mi fa piacere. E alla fine ho scoperto e non lo sapevo, cioè tu comunque alla fine hai fatto 15 anni da professionista, una marea. Sì, 15/16, sì, 15 Se sicuro, sì. forse 15, cioè 16 stagioni da professionista. 16 Tantissimo. stagioni, se non erro, sì, 16 tantissime. stagioni. Infatti, diciamo, ho smesso come ero io professato all'inizio, quando dicevo io, cioè alla soglia dei 40 anni. Io ho compiuto gli anni il 6 luglio, i 40 anni proprio il 6 luglio del 2014, e infatti ho smesso poco prima, a giugno. L'ultima mia gara è stata al Tour di Corea, in Corea, e lì ho detto basta, era giugno. Poi il tempo che è passato, altri 15-20 giorni, ho festeggiato i miei 40 anni con la fine carriera.
Infatti, se vai a leggere su internet, danno come fine carriera il 7 luglio del 2014. Quindi vabbè, poi casomai ci saranno imperfezioni. Comunque, 16 stagioni. Allora, io la prima domanda che ti volevo fare è un po' scomoda. È un po' complicata, però mi posso permettermi di fartela, nel senso che ti conosco. E la domanda è questa qua. Una vita passata in bici, da bambino, da ragazzino, 16 anni, che tutti i giorni ti alzi, vai a fare allenamento, torni a casa, mangi, fai massaggi o vai alle corse, stai via da casa. Fino a 40 anni una vita del genere. Poi ti rendi conto che piano piano il fisico invecchia, si fa più fatica, la testa non è più quella dei 25-30 anni, cioè nel senso quella determinazione, quella voglia di spaccare il mondo, di emergere. E anche quella spensieratezza di buttarsi giù in discesa 80-90 all'ora, cioè cambiano alcune dinamiche. E la domanda è: quanto è difficile, quanto è stato difficile per Fortunato accettare questa cosa qui? Perché dopo chiudo. La cosa che anch'io nella mia testa ho vissuto è che tu fai lo sportivo professionista, poi arrivi a un certo punto che ti rendi conto che devi dire basta, o vuoi dire basta, però non potrai mai più farlo. Mentre casomai nella vita normale dici, beh, io faccio questo lavoro, mi sono rotto i coglioni, faccio qualcosa, poi potresti tornare a fare quel lavoro lì. Ma l'esperienza dell'atleta è limitata a un tempo, più o meno lungo, però una volta che hai finito non lo puoi più fare. E non è facile mentalmente riuscire a metabolizzare questa cosa qui. Quindi io ti voglio chiedere, tu queste cose ci avrai pensato, perché comunque hai corso tanti anni. Come l'hai vissuta? Come è stato questo passaggio o questa fase di transizione? Allora, guarda, intanto ti dico subito dalla fine, cioè la fine carriera, certo, ti ritrovi spaesato, perché comunque tu, come già hai detto prima, hai fatto per una vita, sempre quello, fin da bambino, poi dopo per me, insomma, è stato, diciamo, una selezione dove io sono emerso e sono andato avanti per le mie 16 stagioni che abbiamo detto prima a livello professionistico. Alzarsi tutte le mattine a fare sempre la stessa cosa, la stessa routine, poi dopo ritrovarsi dal nulla. Io ho smesso, in effetti i primi mesi sono stati un pochino traumatici. Sì, continui ad andare in bici, ma non è un obiettivo, non è più un obiettivo, non è più nulla. Sì, gli amici ti portano via. Non è facile i primi mesi. Una volta si era detto un qualcosa, infatti bisognava stare a fianco anche agli atleti, ma dico atleti in generale, a chi smetteva, al calciatore, al ciclista, a tutti questi, diciamo, tipologie di atleti, insomma, qualsiasi sport è, perché non è facile adattarsi subito alla vita normale. Poi, per me, diciamo, è stato un pochino più, tra virgolette, facile, perché comunque ho smesso, come dicevo prima, quando volevo io, quando dicevo io e dove dicevo io. Allora la cosa, in questo senso, insomma, è stata un pochino più, meno traumatica. Questo è il punto che, volevo dire subito. Poi, comunque la mia carriera, l'ho vissuta in due fasi diverse. Ho fatto la prima, diciamo, la prima fase, dove ho fatto grandi gare, grandi squadre, servizio di vari capitani e anch'io comunque essendo sempre, diciamo, in prima fila e, diciamo, è stata diciamo, una prima serie, Giro d'Italia, Tirreno Adriatiche, Milano e Sanremo e tutte le grandi corse che abbiamo fatto e anche tu stesso, insomma, Giro Lombardia, tutte queste corse che abbiamo fatto. La seconda parte, diciamo, di vita a livello ciclistico l'ho fatta invece, dedicando tutto ciò che era il ciclismo a me, in senso ho fatto da chioccia, ho cominciato a vincere le gare, facevo il capitato unico sulle squadre dove mi prendevano, alla vario, con la NIP, insomma, poi abbiamo ottenuto dei risultati negli ultimi anni, io mi sono divertito tantissimo. Qui ti voglio dire questo, il perché non è stata più dura, diciamo, dopo
con l'invecchiare, anzi, io mi sono divertito un casino più dopo che prima. Prima comunque eri giovane, avevi le pressioni tipo di dover far bene. Comunque dovevi sempre cercare il contratto per gli anni dopo per andare avanti. In questo modo, diversamente, non cercavo più nulla, avevo tutto ciò che volevo. Cioè, gli ultimi 6-7 anni mi sono divertito tantissimo, infatti mi sembra le mie 13-14 vittorie, la maggior parte, ne ho ottenute nel fine carriera. Sì, tra l'altro io oggi mi sono, sai che mi sono andato a guardare, ho trovato dei video, tra l'altro perché poi io mi ci metto lì, ho trovato dei video in giro per il mondo, di tue vittorie, aspetta che cavolo, cioè aspetta che dopo te lo dico perché me ne sono andato a guardare, ho trovato le tappe di al Tour Cumano, ho trovato delle tappe al Tour of Japan, me le sono guardate in salita al Monte Fuji, bellissimo. Vincere sul Monte Fuji è una cosa, diciamo, galattica, bellissima. Monte Fuji è uno dei, diciamo, mi sembra dei vulcani più alti, insomma, di tutto il mondo, se non è il primo, è il secondo e il terzo. E vincere, diciamo, non ovviamente su in cima, perché penso che dovrebbe essere sui 4.000 metri, noi siamo arrivati a 2.000, da zero siamo arrivati a 2.000 metri, mi sembra, una cosa del Sì, io genere, ma... Ah, l'ho fatta anch'io l'anno ecco. Un anno o due prima di te che abbiamo vinto, io ho fatto quarto e aveva vinto Duma e penso che si parta dal da livello del mare e arrivi a 2100, roba del genere, ma è una Sì. Ah, cosa massacrante. gli ultimi 10 chilometri, perché dovrebbe essere una ventina di chilometri la salita, gli ultimi 10 delle pendenze mai viste, come la zoccolando la parte dura, diciamo una cosa del genere, ma impegnativa proprio. Io mi ricordo. Tra l'altro io dico sempre, cioè almeno dico sempre io personalmente, forse perché l'ho fatta, tra l'altro non avevo i rapporti, perché avevo il 39-26, perché avevo il campagnolo, avevo il 39-26, 39-26 da campagnolo all'epoca, insomma non avevamo con noi i rapporti più agili e comunque insomma in salita non è che facevo, cioè meno male andare su andavo, però io ho fatto, penso che sia stata la salita più dura che io ho fatto nella mia vita. Tra l'altro l'ho fatta sotto la pioggia, scivolava la ruota, è stata Anch'io, sì. infatti hai visto che anche te quando hai vinto pioveva, è stato un calvario arrivare su, un calvario, un calvario. C'erano Guarda, la nostra fortuna, la mia fortuna è stata che il nostro team manager, Hiroshi, è partito la notte, è andato a prendere per me e per Arredondo, mi sembra, se non erro, il 30 dietro, il 29 e il 30, perché non si trovavano, perché in Giappone gira solamente tantissimo Shimano, noi avevamo Campagnolo, infatti. È partito, non so quante ore ha fatto di viaggio, e la mattina è arrivato con il rapporto, dove il meccanico ci ha montato subito il rapporto, perché altrimenti... Un rapporto con il 39-27 non puoi, diciamo, competere con i primi, perché delle pendenze non vai troppo duro, ti si imballano le gambe. No, me lo ricordo, comunque vabbè, atmosfera bellissima, io lo ricordo come uno dei viaggi forse più belli della mia vita, in Giappone è stata un'esperienza bellissima, proprio come super in Giappone, e poi l'accoglienza, la gara, tutto veramente bello, infatti oggi a rivedere le tue immagini veramente è stato bello perché ci ho corso anch'io e vabbè, tu l'hai vinto, quindi hai vinto proprio la No, classifica poi generale. persone fantastiche che tuttora mi Sì. scrivono, tuttora mi vengono a trovare e mi hanno invitato anche 2 anni fa, 2017 settembre, anche 3 anni fa, mi hanno invitato a una corsa giù all'isola di Hokkaido come testimone di questa gara, mi hanno pagato ovviamente tutte le spese, sono stato giù, sono stato benissimo, perché comunque sia laggiù quel poco che ho fatto, comunque ho vinto 2 giri del Giappone in 2 anni di seguito, 2 giri di Kumano, e per loro, per la Nippo, dove mi hanno voluto in senso conoscere, per loro era come vincere, insomma, 2 giri d'Italia qui Ah sì, in Nippo. il seguito e l'entusiasmo là è incredibile, come per noi qua in Italia, in Giro d'Italia, è uguale, identico. Spettacolare. Ascolta, vabbè, ma hai risposto a questa domanda della fine. Partiamo dall'inizio. Professionista dal 99 al 2014. A che età hai iniziato ad andare in bici, Fortunato? Tardi, ho iniziato, adesso l'età non mi ricordo, aiutami tu, ho iniziato da esordiente di secondo Secondo anno. anno, 13 anni, dai. Vabbè, Più o meno siamo lì. hai pedalato 27 anni di gare comunque. Abbastanza, per quello sì, per l'altro sì, no, perché tanti iniziano da giovanissimi, G1, G2,
Quello, no, io ho iniziato tardissimo per vari motivi, però dopo, bene o male, c'è stata la selezione. Vabbè, hai fatto le categorie come tutti, esordiente, allievi, juniores, dilettanti e passi professionisti nel 99. Che ricordo hai? Se hai casomai un ricordo proprio lampante che ti viene in mente nelle varie categorie giovanili, che possa essere allievo, juniores o dilettante, un aneddoto, un ricordo di quegli anni prima del professionismo. Ma dei ricordi ce ne sono migliaia, magari te ne posso dire dal primo, diciamo, che io già da allievo di primo anno, anzi, per chi magari qualche ragazzo che non vede risultati, dico sempre che io da allievo di primo anno volevo quasi smettere, nonché avevo lasciato quasi la bici, perché comunque mi staccavano sempre tutti, andavo a fare le salite, uscivo sempre su per ultimo, ma ovviamente ero giovane, avevo iniziato esordiente, come ti dico, di secondo anno, ma già a metà stagione, però la grinta, la voglia di fare, non accettavo, diciamo, che questi ragazzi mi staccassero in salita, perché la testa mi diceva quello, non per altro. E avevo quasi smesso, diciamo, di andare in bici, andavo a giocare a pallone con gli amici, così il mio direttore sportivo mi venne a prendere proprio per un orecchio, mi portò ancora in bici, ottenni il mio primo risultato, decimo alla Borgo San Lorenzo. Per me è stato un risultato come se avessi vinto 8 giri d'Italia, non uno. E da lì lo stimolo, infatti, allievo di secondo anno, ho cominciato a pedalare come si deve, e da lì ho cominciato a tenere tutte le mie. Vari, cioè, i miei vari risultati e un po' di vittorie. Non ero uno che, diciamo, stravinceva, però quelle 2 o 3 gare ogni anno, insomma, le portavo a casa. Questo è un aneddoto che, grazie al mio direttore sportivo di Spoleto, Scocchetti Alvaro, posso dire, insomma, dopo quella bellissima tirata di orecchie, sono È rimontato in servita. bici Ascolta, e da lì via. E questo è un piccolo, diciamo, aneddoto. io vabbè, cresci, vinci delle corse dilettante, passi professionista. Tu vieni descritto su internet, ma l'ho letto, poi io ti descrivo io che è meglio che Wikipedia o Museo del Ciclismo, cioè viene definito come un ottimo scalatore. Io aggiungo anche una dote di fondo incredibile associata a una grinta, una determinazione fuori dal comune. Perché tu comunque eri uno che non mollavi mai. Quando eri morto, tu risuscitavi 3 volte minimo. Poi capisco che con gli anni, con l'esperienza, hai imparato a gestirti sempre meglio. Però io mi ricordo di te questa dote che andavi forte in salita, nelle corse dure tu eri sempre presente in finale, però questa capacità di soffrire, di non mollare mai, per me, io ti ricordo con questa caratteristica predominante e che probabilmente ha determinato la tua carriera. Poi questo è il mio punto di vista, eh. Beh, guarda, io ti dico anche che ci sono motori e motori, insomma, non perché io sono più o meno, però mi sono sempre reputato un diesel, uno di quelli che per andare mi ci voleva tantissimo, tanto allenamento, tanti sacrifici, però una volta che poi, e anche il fondo lo facevo, però più passavano i chilometri, come dici tu, e più io stavo bene e gli altri, diciamo, calavano. È lì che si faceva la differenza. Invece, più la gara era corta, tante volte io più soffrivo, ma soffrivo tantissimo. Ma quello, secondo me, è più una cosa, a parte la tenacia, la grinta che io mettevo in metto, no, mettevo, metto in qualsiasi cosa io faccio, qualsiasi lavoro io vado a fare, e in quell'occasione andavo in bici e io mettevo la grinta finché non vedevo, diciamo, proprio il sangue che mi usciva dalla bocca. Io non mollavo, non mollavo. Per mollare, insomma, ci voleva molto. Ah, E mi ricordo. sì, questa è una cosa molto molto positiva, insomma, che Sì, ogni sì, sì. corridore dovrebbe averci, perché anche nel punto di morte, secondo me, c'è sempre un qualcosa invece da dare in più, dove poter uscire fuori. Ma questo è anche un consiglio che do a tutti, a livello giovanili, ciclamatoriali, professionisti. Infatti questa cosa qua ho cercato di trasmetterla anche a tutti i miei colleghi giovani, ovviamente, dove io insegnavo, oltre all'alimentazione, insegnavo anche
andare in bici, quello che vuol dire la bici, insomma, ecco. Il non mollare mai, secondo me, è una cosa positiva nella vita, questo, insomma, ecco, tutto qua. Poi il motore, come dicevo prima, era un diesel, per me potevamo fare anche 250 km, gli ultimi 50 stavo meglio di tanti altri che invece lasciavano per strada un po' il tutto. Sì, questo me l'hai sempre raccontato fin quando ero ragazzino, di questa tua caratteristica, ma poi comunque si vedeva perché nelle gare dure, nelle gare con più salite, con più dislivello, più aumentavano i chilometri, la selezione naturale da professionista viene da dietro, si staccano e tu comunque rimanevi sempre coi primi. E casomai ti vedevo più soffrire nei primi chilometri, nelle prime salite, che bestemmiavi, ti incazzavi e quando cazzo vanno sti qua oggi, qua e là, e poi alla fine dicevo, ma hai rotto il cazzo per 150 km, che eri a tutte, e poi sei arrivato davanti nei primi tre. Ma dopo alla È fine vero, è vero. facevi venire il sistema nervoso. È vero, per quello uno potrebbe anche urtare, perché il ciclista comunque, come tu sai, è pazzo. Come stai? Ho mal di gambe, o magari non è vero, alla fine lo vedi là. Invece la mia era proprio una verità. La verità che proprio magari all'inizio soffrivo più di tanti, non riuscivo a rompere il fiato subito, ma una volta poi che passavano X chilometri, cominciavo a Ma giocare X e più. io penso che finché non ti conoscevo bene, alcune volte mi avevi fatto girare il coglione anche a me, nel senso che casomai venivo di fianco e dicevo Baglio come va? Perché vabbè, noi lo chiamavamo Baglio, gruppo Sì, Baglio. tuttora, Ma, tuttora. sì, vabbè, se lo dico per la gente, perché io ti chiamo Baglio, che cazzo, vai, in gruppo eri Baglio. Cioè, Baglio com'è? Ma una giornata in me, una fatica, non vado, non, ma... terzo. Allora tornavi dal albergo e dici scusa, ma hai detto che stavi ma poi alla fine, vabbè, una volta, due, tre, dici, questo qua mi racconta le puttanate. Poi dopo, conoscendoti, no, dici, no, guarda che io faccio una fatica da caricare, però dopo poi alla fine mi sblocco, sto meglio e nel finale stavi bene, comunque, anche perché Ma questo qua, era... se ti ricordi, non so se eravamo insieme, forse sì, nel 2005, dopo il Trofeo Matteotti, c'era una gara, diciamo, nuova, mi sembra solamente quell'anno, la Blockhaus, Chiedi Blockhaus, che era cortissima come gara. Si faceva tutto il circuito lì, mi sembra, verso Chiedi, sali scendi impegnativi, poi si saliva sulla Blockhaus. Io mi staccavo ogni giro. Il giorno prima avevo fatto terzo al Matteotti, e stavo bene. Il giorno dopo, mal di gambe, mi staccavo e rientravo, mi staccavo e rientravo, nonché Fontanelli mi fa: dai, dai, non mollare, io mi fermo, mi fermo, mi fermo. Ho tenuto duro, è passato quell'attimo, perché la gara era molto molto corta. Andando sulla Blockhaus mi sono, diciamo, un po' mezzo sbloccato, e ho fatto niente, non ho vinto, ho fatto secondo, ha vinto un inglese, non mi ricordo neanche chi adesso, e da lì, insomma, ecco, per dirti che tante volte il non mollare alla fine ti porta a un qualcosa sempre di buono, questo, dai. I sacrifici sono Ascolta, sempre ripagati. ascolta, ascolta, Baglio, ti chiedo una cosa, giustamente che ci seguono tanti appassionati, tanti amatori che non possono avere la tua esperienza e casomai qualche consiglio, ma più che consiglio sapere quello che tu facevi. Poi vabbè, io un po' ne abbiamo parlato tante volte di queste cose qua, però è giusto che sei tu a dirle. Io volevo sapere, ma Bagliani quando correva, com'è che si allenava oppure aveva... Come si allenava? Aveva un modo per preparare casomai una corsa a cui teneva nelle ultime settimane, un test che ti piaceva fare per capire qual era il tuo stato di forma? Cioè, che adesso è tutto rilevatore di potenza. Adesso si alzano la mattina, fanno colazione con i watt, cagano con i watt, vanno in bici con i watt, dormono con i watt, fanno tutto con i watt. Quando correvamo noi c'era già. Molti non lo usavano, in pochissimi lo usavano, noi eravamo abbastanza allergici a tutto quello che era tecnologia, eccetera, eccetera. Erano anche anni differenti ed erano anche i primi anni dove già il cardiofrequenzimetro ti metteva noia a guardarlo. Però tu come ti gesti? Tu avevi un'esperienza incredibile e ti conoscevi benissimo. Tu com'è che ti gestivi, come ti allenavi? Quali erano quelle cose che usavi per valutare come stavi? Insomma, quello che è stato il tuo, diciamo, la tua giornata, periodo tipo di avvicinamento alle gare. Allora, guarda, innanzitutto io penso che posso dire che sono stato quasi uno dei primi qui,
in Umbria, in Italia, boh, ad avere l'SRM. L'ho tenuto qualche mese e poi l'ho venduto subito. A parte che i primi si rompevano sempre, il filo, la batteria, è sotto, è sopra, era una spesa che l'impresa. E poi con questi watt, sì, ci capicchiavo, ma non, a me mi interessava come stavo io, come stavo il mio cuore. All'epoca, come dici tu, ci si allenava con il cuore. Poi una Sì. giornata storta, prendevi, dove, magari io dovevo fare 5 ore per la seconda volta, vedevo che non era... Prendevo la bici, giravo, andavo a casa e il giorno dopo facevo le 5 ore perché sì, computer, tutto quanto, ma quando il fisico dice no, è no. È meglio un giorno di riposo che un giorno di allenamento fatto male. Questo è il mio motto, insomma. E, poi preparavo, io avevo diciamo sempre il mio calendario, più o meno, insomma, se si partiva dalla Malesia, si andava sempre. Io ho fatto per 9 anni di seguito il giro dalla Malesia, il Tour dell'Hangzhou, insomma, allora, meno male il mio programma era sempre, diciamo, i primi 10 anni della mia carriera, sempre molto standard. Partivo abbastanza bene, per partire abbastanza bene, abbastanza forte, iniziavo subito a prepararmi da metà novembre, ma più che altro, innanzitutto, stavo attento con la linea, con la dieta. Tanti mi dicevano, ma tu eri secco, sei secco. Un conto essere secco, un conto mangiare bene. Sì, possiamo, tu eri tiratissimo, anche tu, se ti ricordi bene, insomma, eri un ramoscello in tutti i sensi. Però il mangiare, non perché si è secchi, allora bisogna approfittarne, altrimenti, come ho visto io diciamo, sulla mia pelle, si intasa il fisico, essendo secchi, si intasa il fegato, si intasano i reni, si intasa tutto, non passa, non filtra più niente, alla fine il mal di gambi viene in automatico, non è perché uno è secco vola, no, assolutamente no. Questo è stato il mio motto. Perché ti dico questo? Perché io dal 2005 ho cambiato, diciamo, un po' il tutto, ho cambiato un po' le mie preparazioni. È stato l'unico anno dove non ho fatto il giro e ho capito tante cose. Cioè, l'alimentazione, secondo me, a livello ciclistico è un buon 70% dell'atleta. Io da lì ho cambiato tutto quanto il mio regime. Infatti, se tutti sanno, come uno va, diciamo, a leggere in internet, dal 2006 tutti i miei giri d'Italia che ho fatto, tutti sempre ad alto livello. Non perché io ero cambiato, ero cresciuto esperienza, ma perché ho curato l'alimentazione. Tornando alla preparazione, comunque per preparare io volevo preparare più che altro il mio Giro d'Italia, facevo la mia scaletta fino alla Coppa e Bartoli, dopo di cui staccavo, cioè era verso marzo-aprile, e mi facevo la mia preparazione con i classici metodi che vedo che tuttora ancora vanno di moda, per fortuna, insomma, anche perché non ci si inventa più niente. Cioè facevo la classica tabella dei microcicli da 3 giorni con l'SFR, con lo scarico e con la distanza. Mettendoli, allora se non erro, innanzitutto facevo la distanza, poi il giorno dopo facevo l'SFR e la distanza, parliamo di 6 ore di bici all'incirca, con 2 salite lunghe, con dei lavori, salite corte con delle progressioni, dei medi in pianura e quant'altro. L'SFR facevo le classiche, ognuno ha la sua teoria, io facevo le mie 2 salite con le mie... Se non erro, 5 ripetute da una parte, 5 da un'altra, e poi ne ripetevo ancora qualcos'altro, le mie 4 ore, e poi facevo il mio classico scarico di 2 ore. Questo, e poi ricominciavo. Questo era, diciamo, il mio allenamento, sia in inverno, che durava anche un mese e mezzo, e sia, diciamo, come si dice, come si chiama, il richiamo ad aprile, che facevo più o meno 3 settimane di lavori. Dopo di cui si andava direttamente alle gare con il Trentino, dove andavo subito abbastanza forte, e dopo dal Trentino al Bracciano e il Giro d'Italia, e questo era, diciamo, la prima parte di stagione. Ma adesso mi hai tirato la volata, anzi, io questa domanda qua non ce l'avevo perché non ci avevo pensato, però è bello sentirti, cioè, bello, io sono incuriosito e nonostante non me ne frega più una cippa perché non corro più e basta, però come sono incuriosito io penso che possono essere incuriosite tante persone che ascoltano. Tu dici, io nel 2005 non ho fatto il giro, ho lavorato sull'alimentazione, ho cambiato il mio stile alimentare, ho capito tante cose. Cosa vuol dire? Cioè, perché se ti spiego, casomai io posso provare a immaginare delle cose, perché
giustamente era una cosa che faceva parte della nostra vita. Io ho sempre pensato che togli chi ha il motore, la testa, così, però se parli a parità di caratteristiche, l'allenamento, il recupero, il riposo e l'alimentazione sono tre cose estremamente importanti. L'alimentazione per un professionista, per chi fa gare di lunga distanza, è fondamentale. Anch'io ho fatto tantissime puttanate, tantissime cazzate, dove casomai faccio un esempio: la sera prima della corsa, la mattina prima della corsa, mangiavo la pasta, la torta, il cappuccino con la brioche, partivo la prima sera, la facevano a fuoco, invece mi venivano a bruciare le gambe, non respiravo, mi andavo col cuore a palla e dopo da lì stavo male tutto il giorno. Quindi tu com'è che hai cambiato questa cosa alimentazione? Perché non è comunque facile per uno che non se ne intende. No, non è facile. Io ho fatto questo, diciamo, ti ripeto, dopo la scossa del 2005, dove non ho fatto il giro, a parte avevo una sciatalgia, ma poi comunque non mi sentivo in do per fare il giro, non stavo bene. Da lì ho cominciato a vedere che comunque ho cominciato a studiare l'alimentazione, perché ho visto che comunque fisicamente c'era, volevo calare ancora quei 2 chili, che calare 2 chili su un fisico già asciutto è difficilissimo. Io questo l'ho fatto, l'ho pensato e l'ho fatto nel 2005. Guarda caso, adesso l'esempio Froome, che da quando anche lui si è, diciamo, rinsecchito come non mai, ha iniziato a vincere di tutto, di più, e non solo lui. Adesso è tanto influente, diciamo, il peso a livello ciclistico. Una volta ci si guardava di meno, erano più possenti. Guardiamo Gianni Bogno, guardiamo adesso di qualche nome, Indurain, Greg LeMond, Rees, tutti gente comunque sia messa bene, non c'era lo scalatore secchetto secchetto, adesso invece è così. Ma io già nel 2005 avevo iniziato a capire questo. Nonché ho detto, beh, facciamo una prova, iniziamo comunque a mangiare dritti, leggeri, e più che altro quello che serve, non quello che non serve. E durante infatti il periodo del giro io ho iniziato a fare questa mia dieta studiata da me, nonché dopo un mio amico dietologo, quando l'ha vista mi aveva già detto che era perfetta come dieta, ha detto guarda, non so come hai fatto, ma è perfetta, diciamo, per il tuo fisico. Ho cominciato ad eliminare tante cose. Allora, i dolci la sera, le cavolate, dico cavolate, per esempio io non sono l'amante dei sughi, per fortuna, allora via i sughi. La sera comunque, a secondo quello che bisognava fare il giorno dopo, inserivo carboidrati, non carboidrati, quali tipi di carboidrati, perché come tu sai la pasta è differente dalla patata, anche se hanno entrambi, diciamo, i carboidrati che servono a un ciclista. Iniziare, diciamo, a mangiare più pulito e mangiare quello che mi serviva. E ho visto in un giro di 20 giorni il cambiare in me, proprio il muscolo che veniva fuori, respirava, ho cominciato a vedere che comunque quel chilo 2 in più che avevo tolto in salita faceva la differenza enorme, perché non vai a togliere 2 chili su un fisico che pesa 100 chili, ma vai a toglierli già su un fisico che è bello asciutto. Vuol dire aumentare comunque il rapporto peso-potenza, perché non perdi la potenza che tu comunque integri sempre con proteine, aminoacidi, quello che serve per poter fare sport. E facendo queste prove, la mia prima gara che feci subito, 2005 a giugno, iniziai subito a dare il gas, non sono uscito dai primi 3 per un giro di un mese. E questo da lì ho visto, dico cavolo, allora adesso ho iniziato a capire che cos'è. Io queste cose qua poi dopo le dicevo a tutti i miei compagni. Io mi rammarico che non ho avuto un compagno che mi abbia detto quando ero giovane: guarda, Fortunato, inizia a fare questo e questo, avrai magari risultati. Tutto qua. Io consigliavo sempre a tutti con questa alimentazione, alla squadra giapponese che sono stato da Nippo parecchi anni, ho seguito parecchi giapponesi dando di queste alimentazioni, nonché i primi, diciamo, le prime gare in Italia, qualcuno si piazzava, ancora tuttora mi ringraziano. È una cosa molto molto bella questa, insomma, dare anche consigli, perché non ho segreti. No, scusa, mi ero messo a ridere perché uno ha scritto, quindi sì. Hai eliminato la patata. Sai chi è questa? Questa è mia nipote, poverina, che non è tanto normale assistita da assistenti sociali, ma a breve penso la vestiranno, insomma, poverina. No, è handicappato di suo. Vabbè, ma oh, è la famiglia, quella è la razza, È una razzaccia. Ti faccio
tre domande secche, perché dopo ho qualcosa di più particolare. Tre domande secche, quindi veloci, Dimmi. anche perché sono le 21:50, va a finire che dopo ci staccano, devo riattaccare un attimo per i saluti, così. La gara più Vai. bella che hai fatto? Domanda secca, la gara più bella che hai fatto? Anche se nessuno lo conosce, alla tappa, al giro, oddio, della Slovenia, mi sembra che era. O Serbia. Tu dici Serbia o Slovenia? Serbia o Slovenia, non mi ricordo. A parte Camaiore, gara bellissima, vinta proprio sulla striscia, insomma, di arrivo bellissima. Però l'altra è stata fantastica perché sono partito da solo all'inizio, tappa durissima, e sono arrivato dopo 160 km di fuga solitaria all'arrivo, prendendo una rivincita su Rasmussen e Schumacher che il giorno prima mi avevano staccato. Questo vuol dire non mollare mai. Allora. E la giornata più nera? La giornata più nera. La giornata più nera. Questa è una domanda secca che non so risponderti, perché io vedo sempre molto positivo tutto. Allora la Ho giornata più capito, nera. però la giornata che non andavi, la giornata di merda, la giornata che sei caduto, la giornata che... Me lo devi dire prima, mi preparavo le domande, le risposte, dico. No, Allora. uguale, vabbè, dai, se, allora io andiamo avanti, se poi ti viene me lo Me la tengo dici. qua, dai, me la tengo qua, dai. Sì. E, il ciclista più forte che hai incontrato in 15 anni di carriera, quello che ti ha impressionato di più. Vabbè, io ho un idolo come ce l'hanno tutti, e la risposta è scontata. Per me l'idolo rimarrà a vita Marco Pantani, insomma, ecco. Lui, ho avuto la fortuna di correrci a fianco, non insieme, ma a fianco. Per me era come un dio, quando lo andavo a cercare in gruppo durante il giro, durante qualche gara, proprio per vedere come pedalava, studiarlo, anche se erano gli ultimi anni quelli un pochino più brutti per lui, ma per me è stato un delirio proprio, stai a fianco. Comunque, se Baglio, se andiamo a rileggere, hai vinto parecchie gare, soprattutto come dagli ultimi anni, però hai preso la maglia verde al Giro, il tuo nome è su una stele sul Passo Pordoi, perché sei passato prima sul Passo Pordoi come Cima Coppa Giro d'Italia. Hai vinto la Subida d'Aranco nel 2006, hai vinto Camaiore nel 2007, io c'ero. Hai vinto il Giro della Provincia di Calabria, Giro Provincia Reggio Calabria nel 2009, che siamo arrivati in una decina in fuga, io c'ero. Vero. Hai vinto il Brixia Tour, hai vinto 2 anni il Tour Japan, Kumano, insomma, dodicesimo Giro 2008, cioè, di risultati ne hai fatti tanti anche in gare durissime, quindi ci hai dato e comunque se vai a guardare. Non è che sei partito crescendo, poi sei sceso, sei sempre andato comunque leggermente, cioè sempre in crescita, anche soprattutto negli ultimi anni, hai vinto di più dei primi. Quindi non è Sì, che... come ti ho detto, l'esperienza serve tantissimo e la mia esperienza infatti è stata quella di fare il cambiamento dal 2005 e venire in avanti, e ho trovato tutti questi giovamenti. E poi la cosa bella, come dicevi, che almeno un qualcosa è rimasto, perché tante cose poi le porta via il vento, nel senso i ricordi, così più o meno vanno a scemare. Però la cosa che è rimasta è che sul Pordoi chi sale si fa una foto, un selfie e me lo invia o tramite WhatsApp o tramite Messenger o Instagram. La cosa bella è quando mi vedo queste foto con questi selfie con ognuno a fianco, una cosa che rimarrà per tutta la vita, insomma, dai. Ascolta, parzialmente mi hai già risposto, nel senso che ti volevo fare una domanda per entrare sempre un po' di più nella vita del professionista. Cioè, ti volevo fare una domanda che era, tu eri pignolo quando correvi, e poi già col fatto dell'alimentazione in parte mi hai risposto, cioè eri uno che non è che ti davi tutto per scontato, approfondivi, cercavi, eccetera, eccetera, però anche a livello tipo, non so... con la bicicletta, con i materiali, con la biomeccanica, cioè non so, eri un opinionolo, te ne fregava poco su certe cose, eri più tirato via, davi più importanza a altre cose. No, io ero molto, molto tranquillo sotto questo punto di vista. Mi piaceva, diciamo. Come gentili? È tutto l'opposto proprio. Oh, Massimiliano è un grandissimo amico, però io me la davo sempre con lui e tutti sanno la sua storia bellissima. Con le brugole.
Lui, beh, sempre, si partiva sempre con le brufole e una pipa in tasca quando si allenava, dai, insomma, però lui aveva questo, diciamo, piccolo difetto, un grandissimo motore, secondo me, ma con questo difetto che lo limitava, però Io grande, grande Massimiliano. mi ricordo una volta, mi ricordo la prima volta che mi sono allenato con te e c'era anche lui e sentivo trin 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 trin. Ma allora dopo un po' gli ho detto, ma ti ho detto, ma che cazzo c'ha Gentili che fa rumore? No, ma è che c'ha tutte le brugole in tasca. E dopo tipo 20 km si è fermato, ha spostato la tacchetta, la sella, poi si è ripartito. Poi dopo altri Tutto. 20 km ha alzato le leve, e ho ruotato il manubrio, ho abbassato la sella, ma tutto il giorno così io. No, tutti i giorni, non tutto il giorno. Lui era capace di partire con un manubrio, tornare a casa con un altro manubrio, prenderlo, cambiare, tornare a casa con un paio di scarpe, cambiare pedali, questi no. In gara correva con la bici da gara una, poi il giorno dopo correvo con quella di scorta perché era più la sella, era più. Poi il giorno dopo correva con quella di una graziella di un amico che gli aveva prestato durante il. No, e lui comunque faceva sempre il risultato. Cioè, per dire sì, conta tantissimo la biomeccanica, ma una volta che tu hai azzeccato la tua postura in bicicletta, stop, fermati. Se non va qualcosa, si vede che la condizione sta in calo, insomma. E allora lì scappano fuori mal di ginocchi, caviglie, di tutto, mal di schiena, ma non è la bici, è solamente la condizione che non c'è, insomma. No, mi ricordo questi aneddoti simpatici. Ascolta, ti faccio una domanda. Tanto tocca a me stasera e posso sfruttarti. Dimmi. Erano due domande. Una, se ti manca il ciclismo, e la seconda, se ti manco io. Beh, tu sai che mi manchi, lo sai, che perché insomma con questi capelli dove lo trovo un altro così? No, dai, questa era una cavolata. No, ti manca il mondo delle corse? Sì, beh, sì, posso dire che i primi anni no, avevo un po' la nausea da tante cose, ma anche da questo ciclismo che era cambiato ed è cambiato e non me lo sentivo più che mi apparteneva più di tanto, insomma, ti dico la verità. E infatti tutti i cambiamenti ci sono stati anche adesso, non è che ha portato giovamento secondo me al ciclismo, insomma, questo lo sostengo ad alta voce. Che mi manca, sì, mi piacerebbe insomma fare. Allora, mi piacerebbe anche allenare, ma non professionisti, non dilettanti. Mi piacerebbe prendere, diciamo, delle persone giovani, dei ragazzi giovani, istruirli e poi comunque dopo di cui lasciarli andare. Avevo un mezzo, diciamo, progetto sempre con Hiroshi, di prendere i suoi giapponesi giovani, tenerli qui, allenarli, insegnandogli qualcosa, insomma, come si va in bici, come si alimenta. Beh, no, dopo con il mio lavoro e tutto quanto il resto è andato più in porto, però lo seguo sempre, ovviamente, insomma, quando posso scappo via. Ascolta, ma e adesso tu che cazzo fai? Che bella domanda. Ad oggi niente, sono in casa, lo sai, non esco, tutti i giorni non esco, sono sempre in casa. Beh, quello a parte, io fa lo stupido in diretta, non faccio niente neanch'io. Diciamo in questo periodo, però no, che coglione che sei. Cioè, tu sei nato coglione e morirai coglione. Mi piace, anche perché se no che facciamo tutti i seri, no, eh. No, beh, ma io guarda, io ho dei ricordi insieme a te bellissimi. Cioè, pensa che tu sei venuto in squadra 2 anni dopo che io ero già lì. E io ero andato a fare il tour down under in Australia. Dall'Australia siamo andati a Singapore, poi da Singapore siamo andati a fare Langkawi in Malesia. E tu sei arrivato con l'altro gruppo perché una parte era rientrata e una parte arrivava, e abbiamo corso il giro di Malesia insieme. Io ti avevo conosciuto qualche mese prima in ritiro e poi ci siamo trovati ai primi di febbraio in Malesia. Eravamo in camera insieme. Io mi ricordo che tu veramente, cioè, dalla mattina alla sera una cazzata, cioè, tutta una Sempre, stupidità.
Tuttora Senti, sono così, no? Tuttora. io l'unica cosa che mi ricordo che ti rompevo i coglioni è che quando mi svegliavo la mattina ti facevo lo sketch, oh! Che prendevo paura. No, io tuttora Però sono così. Quando correvo in bici, insomma, la mia camera era sempre intastata da tutti i compagni di squadra, insomma, tutto, perché comunque la sera era quel momento, dopo cena si trovavano tutti quanti in una camera, a scherzare, a ridere, tutti erano in camera mia perché comunque si scherzava, si stava un po', diciamo, dai, come si dice, si rilassava dalla gara, insomma, e Io, si rideva, si scherzava ascolta, sempre. Baglio, io mi ricordo che di quel viaggio lì, due aneddoti, poi dopo c'era un altro bellissimo, ma lo raccontiamo dopo se c'è ancora un secondo. Allora, al ritorno, finito il Giro di Malesia, che tu eri andato anche forte, e al ritorno io, siccome viaggiavo col biglietto dell'Australia, io viaggiavo in business class. Sul Boeing della Malaysia Airlines, viaggiavo davanti e tu viaggiavi dietro in economy. E io ogni tanto, in questo volo di 15 ore, tiravo la tenda e dicevo, ragazzi, che io ero un giovane, voi eravate quelli più toghi, più forti, dicevo, ragazzi, tutto bene lì dietro in economy? E tu, vaffanculo, che cazzo? E bello che ridevano tutti quelli dell'aereo, perché io, ragazzi, tutto bene in economy, che qui in business si sta da Dio, eh? Mi ricordo che era un pezzo di merda, è vero, è vero. E io ero un ragazzino, ma io mi ricordo che mi tirai un sacco di nomi. E poi mi ricordo Guarda, la un valigia attimo di adesso. Bagliani, la valigia di Bagliani i primi anni. Tu aprivi la valigia di Bagliani, c'erano tutte le più grosse schifezze del supermercato. Kit Kat, Mars, cioccolatini, biscotti, biscottini, merendine. E dicevo, ma perché? Ma non si sa mai, c'è sta via da casa, magari c'hai fame, che No, fai? mangiavo schifezze prima anni, No, vai, ma lì un tu pugno di una roba meno. Io avevo incredibile, sempre fame, avevo sempre fame, avevo sempre la caldaia che bruciava, non lo so, ogni ora. Io mi alzavo la notte, avevo fame, per quello che per me l'alimentazione è stata un sacrificio. Però, dai, un sacrificio ricompensato. Adesso stavo leggendo Canuti che ha scritto, Federico, che per cui saluto, sì, grande. ha scritto, mi faceva morire sempre dalle risate. Con Canuti abbiamo fatto, non lo so, il Guinness delle risate. Ero sempre un ridere. Io, guarda, ti dico, è uno spettacolo di persona. Tuttora quando mi vede, ci vediamo, adesso un po' di meno, l'ultimo anno, perché lui ha avuto una bambina, se non mi ricordo, però veniva qua a trovarmi ogni tanto così. No, quando mi vede lui si piscia addosso dalle risate sempre. Io insieme a lui, perché poi ti porta via, Federico. È troppo forte. Ah, me lo ricordo Canuti, ma lui Canuti è di Pesaro. Sì, da quelle parti lì. Sì, aspetta, come si E chiama, ragazzi? io l'avevo conosciuto che era un ragazzino che era amico di Cardellini, di Giunti, Massimo, di quei ragazzi lì. Beh, sì, tutta quella truppa lì. Sì, 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 sì. ma infatti io lo chiamavo un anno Canuti, lo chiamavo il Rogero, che è tipo il lucertolone verde, perché aveva una divisa verde e pistacchio. Io dicevo, ma se mi orogeno in Toscana è tipo lucertolone, allora lo prendevo in giro. Ah, sì. Ascolta, comunque, io dopo ci perdiamo, t'ho interrotto, perché poi mi chiedono, ma alla fine, ma che cazzo fai nella vita adesso? Allora, dai, lo dico subito per tante volte poi cadesse in qualcosa la connessione e tutto. Allora, io ho fatto, dopo che ho lasciato via subito 2014, fine 2014, ho rilevato un hotel, per cui lo posso dire, insomma, Torre della Botonta, e l'ho rilevato quasi da zero, l'ho portato, diciamo, a fare, siamo un 5 stelle come clientela, e proprio quest'anno a gennaio l'ho ceduto a due persone squisite. E perché dopo 5 anni che l'ho tenuto? Perché la mia prospettiva adesso è tutt'altro. Insomma, volevo, stavo, sto tuttora aprendo una bar pizzeria, ma più pizzeria che bar, qui su un casale sempre dalle mie parti, perché io ho questa passione per la cucina fin da quando correvo, facendo dei corsi anche da pizzaiolo, e adesso mi sto dilettando, divertendo ogni sera a fare impasti diversi. E Ma vediamo, vedo, insomma, se vedo, tutto va bene. Sì. No, l'ho fatto assaggiare anche ai miei amici, mi hanno detto che è squisita. Ora vediamo, dai, mi ci diverto, e comunque sono, diciamo, un po' anche un mezzo vulcano, non mi fermo mai. Mi ero, diciamo, fra un po', non dico stufato, perché amavo il mio vecchio lavoro,
di tenere questo hotel, però volevo cambiare un pochino tipologia di vita, insomma. E allora ho pensato bene di aprire questa pizzeria in un casale molto sempre speciale, perché Torre della Botonte è un castello del 1400, non è una cosa normale, era una cosa un po' che si diversificava dagli hotel. E questa pizzeria è Ma uguale. guarda, ti fanno i complimenti. Pizza top, uno, vabbè, Canuti dice che è di bottega. Adesso mi è venuto in mente, vicino dove Anche abitava a me. Cappellini, bottega. Dopo vi do anche Uno. l'indirizzo di casa, se volete, il numero civico, tutto quanto di Canuti, così Sì, esatto, impara, poi più dosso. andiamo tutti a trovare Canuti. Che tra l'altro, quando correva da ragazzino, da dilettante era grassottello, poi era diventato secco, secco, secco. Sì, dopo Grassottello, poi secco, poi Grassottello e poi è stampato il cervello, poverino, e adesso Però ecco, anche andava lui. forte lui, andava bene. Eh sì. No, è un bel corridore, solamente ecco, come te, insomma, la testa non ce l'aveva perfettamente inquadrata sotto al collo, capito? Ma Anche sai lui cosa aveva un c'era? volume. Che Baglio, io me ne sono fatto una ragione. Io davo quel tocco di eleganza, ed estetica in gruppo È vero. che serviva, perché io comunque mi Hai un presentavo bel fisico. sempre. Mi presentavo perfettamente sempre tirato, con la gamba bionica scolpita, io davo un senso di immagine estetico. Poi per il resto, chi faceva i risultati, giustamente c'eravate voi. Vero, è vero. Ma poi io Avevi una dicevo, bella ma gamba, cacchio. perché devo fare così tanta fatica che mi sciupo, mi vengono le rughe e perdo i capelli? Io ho fatto 9 anni il minimo indispensabile. Ingiusto. Presentavo Fatto bene. esteticamente perfetto, ero sempre tirato. Però quella volta che vorrei, l'ho raccontato anche 3 settimane fa, però lo ricordo perché con te, perché tu c'eri. Andiamo a correre in Portogallo, non mi ricordo se era il 2004-2005, Volta Estremadura, durissima, una roba, gli mortacci sui, sembrava che gli altri Sì, corressero in scooter. è vero. Tu sei andato fortissimo, io andavo bene. Ti ho scortato in alcune tappe in salita, ti ho mollato tipo l'ultimo chilometro del genere, tu avevi, mi sembra che fossi terzo in classifica o quarto in classifica generale, io avevo preso la maglia dei giovani. E mi ricordo che vengo giù dal palco con la coppa e i fiori, così, con la maglia dei giovani, e mi trovo in sto vialone tipo Far West, reverbero, in mezzo alla strada che mi urla. Ma dove sei stato? E te, sul palco, dai che è tardi che devo andare in albergo. Questo qua non è qua. Ho detto io, questo qua è scemo, cioè sono sul palco, ho preso la maglia del miglior giovane, mi rompe il cazzo, vabbè. Monto in macchina e mi guarda e mi dice: dove dobbiamo andare in albergo? E io gli dico: ma io che cazzo ne so? E dai, guarda, gli ho detto: ma scusa, io è la prima volta che vengo in Portogallo nella mia vita, che cazzo ne so dov'è l'albergo? Allora non si molla più, No. detto, non sei capace di fare niente. Il giorno dopo sono alla partenza, già non correva buon sangue. Il giorno dopo sono alla partenza, mi ricordo che c'eravamo io, te. E mi sembra che ci fosse Figueras, Mazza, ma, boh, sì, Mazzanti, Brown, Green Brown, eccetera, eccetera. E io ero tirato, sarò stato 61 kg per 1,80 m. E ho la mia bella magliettina bianca da miglior giovane, o no, era arancione, vabbè, arancione. Allora arriva Reverb e mi dice: Giglioli, sei grasso. Come sono grasso? Guarda lì e gli dico: ma no, sono in costa. Allora ti fat male. Gli dico: Sì, è vero, ti sei fatto ti male. fat male, cioè tipo sei fatto male. Voi avete iniziato a ridere, a ridere, a ridere. Il problema è che siete andati avanti non so quante gare in gruppo, che mi passavate in gruppo: Giglioli, ti fat male. Anche c'era anche Brown e Lancaster, gli australiani, che mi dicevano: Giglioli, ti fat male. Sì, è Tutti andata con sta avanti sta cazzata cosa. qua che non finiva più, vabbè, era incredibile. È vero, me lo ricordo ancora. E io poi, dai, per concludere, mi ricordo un'altra tua scena bellissima. Non so con chi l'ha raccontata, però non so se con Matte, qua c'è la regia di fianco, non so, l'altro giorno con Matte. La E regia. eravamo a correre in Malesia. Mi ricordo c'era sta tappa in mezzo a queste montagne vallonate. C'era un caldo, 40 gradi, non si respirava un caldo, porca puttana.
E io e te eravamo tipo in fondo che chiacchieravamo, perché comunque se si andava a 45 all'ora, ma sai, in gruppo si andava abbastanza tranquillo. E io dicevo, bagno, io sono finito, sono 9 giorni, non ce la faccio più, c'è un caldo che si crepa, vai. Cioè, e tu, ma dai, 2 giorni è finita, 2 o 3 giorni è finita. A un certo punto, inchiodata, po, 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 un mega, mega, mega mucchio, e io ti ho visto volare in aria, e poi sei strisciare, ti sei tirato su e ripelato ovunque. E ti sei messo a insultare nel tuo dialetto umbro quello che aveva fatto cadere, che poverino era terra rovinato, era pieno di sangue ovunque, e tu gli urlavi. È finita la diretta. Vabbè, avevo finito anche le domande, era uno sketch. Purtroppo no, bisogna che lo salutiamo, bisogna che lo salutiamo, Baglio. Non posso. C'è. C'è Baglio? Sì. Dov'è? Sì. Eccomi, è stata Ah, vabbè, dai, giusto almeno per salutarci in modo dignitoso. Comunque, finiamo sto sketch. Mi ricordo che tu insultavi questo qua in dialetto umbro, perché tu eri pelato ovunque. Mi ricordo che avevi, non so se il gluteo, la coscia, il braccio eri sicuro. pelato. E tu lo insultavi, gli dicevi, ma io non so se non sai andare in bicicletta, perché cazzo corri dei professionisti, sei un mongolo e non sei mai in bicicletta. Cioè, e questo qua io penso che fosse tipo giapponese. Certo, può Non darsi. capiva un cazzo. Già quando parlavi umbro non capiva un cazzo nessuno, anche uno normale. Cioè, tu presente, uno giapponese per terra, pieno di sangue, che ti guarda così, che tu lo insulti urlando. No. È stata bellissima, è stata bellissima. Cosa Top. gli dici? Eh? Perché lo insulti lui? No, io dicevo, no, perché dicevo, ma perché non insulti? Deve capire come cazzo fa andare in bicicletta, non può stare professionista e non è capace di andare in bicicletta, deve capire, dice, ma che cazzo capi? E no, ma lui deve capire Non come. cazzo. Che bello, bellissimo, Che bei bellissimo. tempi comunque, che spettacolo, quanto ci siamo divertiti da paura. Guarda, ogni anno è stato un divertimento. Tu mi dici la mia giornata nera? Boh, per me è stato tutto quanto una cosa fotatomica in tutti i sensi, insomma, mi sono divertito sempre. Poi ci saranno state, però tutti i miei ricordi mi hanno cancellato le giornate nere, dai, diciamo così. Ma guarda, io sono felicissimo. Tra l'altro stanno arrivando tantissimi commenti, sia prima che adesso, che ci ringraziano perché hanno detto che si sono divertiti, siamo simpatici, abbiamo fatto ridere con gli aneddoti, eccetera, eccetera. E anche adesso, bravi ragazzi. Alla fine il senso, lo spirito è quello, anche su Facebook. Certo. Cioè, è questo quello che era un momento di condivisione, il fatto che comunque ci conosciamo. È un po' più facile e poi comunque, vabbè, io sapevo che vincevo facile con te perché sai, quando uno è stupido dall'infanzia è stupido. È normale, è per quello solo che ci prendiamo. No, mi ha fatto, guarda, vedi, in questa sfortuna incredibile, in questa, diciamo, veramente tragedia incredibile che ci sta comunque accadendo e tutti la stiamo subendo. Devo dire che cioè, sembra che il mondo si è fermato e è tutto un po' ovattato, come dici quando sai, nevica che non senti niente, però ci siamo Sì, bloccati è di vero. colpo. E anch'io, dal mio piccolo, ho avuto il tempo con sta cavolata delle interviste di riprendere in mano. Erano 10 anni che avevo cancellato i miei contatti. Io quando ho smesso di correre, il giorno dopo, ho voltato pagina, non ho più, ho fatto la mia vita, non sono andato più a vedere le corse, più chiamato nessuno, ma non perché, però perché volevo cambiare pagina, mi sono dedicato ad altro, ho vissuto, fatto 10 anni a gas aperto con i miei obiettivi, non ho avuto tempo per me stesso, non ho avuto tempo per nessuno, quindi ho tirato una riga su quel mondo che comunque mi ha appartenuto anche a me per 20 anni tra le categorie giovanili e professionisti. Certo. E avere il tempo di fermarsi, di chiamarvi, di riparlare con tutti voi, di vedere che sono passati tanti anni, ma basta la telefonata e il rapporto è quello di 10 anni fa, le risate come l'altro giorno, come oggi al telefono, come stasera. Certo.
Mi ha fatto veramente piacere perché è comunque stata un'occasione per trovare un po' di tempo per ritrovarsi, perché presi dalla famiglia, dal lavoro, da tutti gli impegni, giustamente cambiando vita, allontanandosi, ci si trascura. Quindi questo momento nella sfiga generale, nel dramma che c'è, però mi ha dato l'opportunità, mi ha dato l'opportunità a tante persone di rilanciare un po' dei contatti e rivivere determinate situazioni veramente belle. Quindi io per questo sono contento. Mi fa No, no, hai piacere che. fatto una bellissima cosa, anche perché, come dici tu, insomma, dai, almeno abbiamo fatto passare un po' di tempo, diciamo, ad ascoltare le nostre cazzate, oppure anche qualche consiglio, diciamo, di aver dato qualche consiglio agli appassionati di ciclismo, insomma, dai. Vabbè, ma le cazzate è normale perché io penso che quando fai l'atleta, sei giovane, giri il mondo, eccetera, eccetera, le cazzate vengono fuori per forza. Poi due caratteri come il mio e il tuo, comunque sempre persone solari, positive, insieme, è normale che ne escono. Ah. Però io penso che se una persona potesse attingere da te, dalla tua esperienza, potrebbe stare qua giorni a parlare, perché comunque 15 anni di professionismo, con la tua esperienza, con i tuoi risultati e comunque con la gavetta di uno che si è fatto da niente, si è tirato sulle maniche ed è arrivato a grandi risultati con la determinazione, perseveranza, eccetera, eccetera, comunque potresti raccontare per ore e ore e ore. Quindi c'è anche Domenico Pozzovivo che ti sta guardando. Eh beh, è normale, se no altrimenti bisognava subito prendere l'orecchio. Auguriamo anche lui che, Bene, nonostante l'ennesima sfortuna che ha avuto e l'incidente, che quando riaprono i cancelli possa fare un bel finale di stagione. Domenico ha avuto un sacco di sfortuna. Un corridore come lui doveva minimo aver fatto il doppio di quello che ha fatto, ma non perché lo elogio, perché comunque siamo amici o per altro, perché comunque la sfortuna, diciamo, soprattutto l'ultimo anno, insomma, gli si è accanita addosso. Quest'anno non ha neanche l'opportunità ancora per questo, comunque sia per questo dramma, tra virgolette, che stiamo subendo, di poter dire, diciamo, la sua. Speriamo che da qui a fine stagione, agosto, si riaprano un po' le gare, perché comunque io, diciamo, credo molto anche su di lui, insomma, sulla sua, diciamo, come si può dire, nella risurrezione di Domenico dopo quello che ha avuto, insomma, in tutti i sensi. Glielo auguriamo, dai. Bocca al lupo anche a Pozzovivo, che almeno possa rimettersi in discussione prima degli ultimi anni di carriera e che possa fare, non so, l'ultima stagione, due o tre, quella che vorrà, senza incidenti, che già ne ha avuti abbastanza. Mamma mia, anche quando correva insieme a noi, insomma, ogni Sì. anno. Quando era? 2005 mi sembra che sia, 2006, 2007, si è rotto l'omero, poco prima del Giro d'Italia, doveva fare il giro, non l'ha fatto, e poi un'altra volta, lei ha posto, ha mocco anche la gatta, stessi capelli tuoi. Sì. Va bene, ascolta Maglio, io ti ringrazio tantissimo, ha fatto piacere a nome di 60 all'ora, mio, di tutti. Ti abbraccio. Grazie. Domenico dice crepi il lupo. Oh, Domenico, adesso sei diventato famoso, una volta eravamo ragazzini insieme, se per caso anche tu ti vuoi fare intervistare e fai un atto di beneficenza, ben venga, così almeno ti sfotto un po' anch'io. Dai, dai, lo facciamo fare anche a Domenico, dai, Dai, guardaci ma anche a adesso gli Redondo. rompiamo i coglioni, Domenico. Tra l'altro, io, vabbè, io non ci parlo più dalla vita, perché giustamente non corro più dalla vita, lui corre sempre. Però il suo procuratore, Simone. Simone, abita qua, da me, a 10 minuti, e Certo. siamo amici. Tra l'altro l'ho sentito anche la settimana scorsa perché era un po' giù di morale anche per questa cosa dei corridori, così, e ci sentiamo. Poi tra l'altro sono stato a fine dicembre, che sembra una vita fa, ma sono passati 3 mesi, sono andato a cena da lui a Modena, che abbiamo bevuto penso metà Modena, e ho dormito sul divano da lui perché non riuscivo neanche a togliermi le scarpe. Quindi, e lui mi Beh, dai. racconta. Lui mi racconta, mi tiene aggiornato, la squadra, novità, le sfortune, eccetera, eccetera. Che lui ci tiene tantissimo, tantissimo. Quindi, sai, poi quando succedono queste cose qua, a un atleta a cui tiene così tanto, lui somatizza tanto. Poi lui ha avuto anche comunque il dramma grosso di Michele,
Sì, lui aveva Michele come un figlio e ad oggi ne deve ancora uscire bene, perché ancora quella Beh, ha persona. sconvolto molti la perdita di Michele Scarpone, insomma, ha sconvolto molte persone, lui ce l'ha molto attaccato e penso, dai, si comprende poi tutto il suo dolore, cavolo. Comunque io intanto gli rompo i coglioni, siamo amanti del Montenegro, quindi quando ci troviamo ci facciamo a fine serata, ci facciamo 1, 2, 3 Montenegro a parlare di bici, poi alla fine diventa 4, 5, poi alla fine andiamo a casa a braccetto. Ci Che vuole che poi mi venga a io, trovare. sai che gli ho fatto uno scherzo, adesso dico questo e poi ti lascio andare, vedi che dopo parliamo, ma siamo dei chiacchieroni. Va niente. Ma no, ma cos'è stato? No, perché? Qualche anno fa sono andato a trovarlo al mare. Che lui aveva la casa in Toscana, sono stato là a trovarlo là al mare qualche giorno, abbiamo mangiato, cenato in compagnia là da lui. E poi comunque una sera lo invito fuori, guarda, io c'ho una novità, c'ho un progetto, devo parlare, tutto. Cioè, andiamo a cena, ma allora parliamo di tutto, poi dico, serio, guarda. E Rai, io sai che lo chiamiamo Raimondo, lo chiamo Rai. Sì, vai, sì. Rai... Io insomma, negli ultimi anni sono maturato, prima quando correvo, per me io avevo un bel motorino, belle doti, però non ero mentalmente, io vedevo il ciclismo in un altro modo e non ero pronto, mio errore, eccetera, eccetera. Adesso sono maturato, so cosa voglio nella vita, ho delle attività, sono molto determinato, eccetera, eccetera, ho capito che voglio tornare a correre. E lui. Ma vaffanculo. No, Ma ma ecco, anch'io te l'avrei detto. Rai, davvero, io voglio tornare a correre, voglio tipo fare un rientro dopo 5-6 anni che non corro, a 36 anni voglio tornare a correre, voglio... Guarda, Rai, io mi alleno 6 mesi, arrivo alle corse con la mentalità che ho adesso, veramente, spacco, oh, gliel'ho menata, ma fino a, ti giuro, all'una di notte. 3 ore. No. Oh! Oh, alla fine si era convinto. No, però sai cosa c'è, Fabio? Adesso devo pensare a che squadra potrei proporre questa cosa, dovrei parlare con alcuni sponsor. Io ho detto, ma io ho anche gli sponsor, ho tutto, non c'è. Ma devo capire. No, Poi alla fine gli ho detto, dai, ma vaffanculo. Cioè, praticamente gli ho fatto una cena, l'ho preso per il culo per 3 ore, che era una cazzata. E lui a forza, perché subito lui pensava fosse una cazzata, poi a forza di parlare si era convinto che dicesse, e quindi si era immedesimato certo, nel c'è proprio progetto. l'uomo. Ex ciclista, adesso imprenditore del mondo a bici, torna alle corse, si era già fatto il film mediatico. No, che scemo, anche tu l'hai ammattito per che cosa? Non sei Oh, normale. mi ha odiato, mi ha odiato. Penso per un bel po' di tempo ti ha avviato, non solo per quella sera. Bellissimo. Che scemo. Eh sì, beh, come sempre. Ascolta, Babio, ti saluto davvero, non ti disturbo più. È stato un piacere. Io Anche ti per me. abbraccio, anche con le distanze, ma più distanti di così non si può fare. Ti rimando un E bacio, guarda, eh. io mi sono segnato tutti quelli che hanno partecipato a queste serate. Quando sarà passato questo periodo, organizzerò un qualcosa con tutti quelli che verranno, dai giornalisti, da Magrini, dai ciclisti, da Bugno, tutti, per trovarci tutti insieme in questa sorta di serata no profit che abbiamo fatto Bella. vediamo se riusciamo con l'occasione a rivederci tutti. Quindi sarebbe veramente super figo con tutti quelli che ci hanno seguito. Quindi faremo casomai una mega festa e con tutti voi. Mettiti la parrucca, fatti bello e via. Dopo ci vieni, non è un problema. La parrucca solo di là, sennò oggi mi si sporcava, capito? Eh sì. Baglio, grazie, sei un Grazie grande. a te, grazie a voi, grazie Fabio. Ciao, grazie Ciao, un mille. abbraccio. Gentilissimo, anche Ciao, ciao. a te. Ciao.